Di là da laghe, no, che stavolta non parli dal Tilimento, ma dall'Oceano Atlantico, lo chiamavi The Monster, il pugile più forte della storia. Voglio capire di cui chi parli? Ma sì, po', di Primo Carnera, il gran campione Furlan di boxe mondiale. Parducci Furlan è il gigante bon. Era nato a Sequals dal 1906 in una famiglia con pochi bens. Da giovane gli ha fatto anche da apprendista suo pari musicista, ma la prima guerra mondiale ha cambiato su tutto. Primo, allora, all'emigra in Francia per lavorare come carpintiere. Proprio tu, con una mano di sua barba, all'attaccare la carriera sportiva. Mentre ha finito 20 anni, all'era diventato un uomo, grande nome, all'era alto 1,97 m x 130 kg e una slepa di pie parca. Proprio per la sua grandezza aveva arrivato a chiatà il suo primo lavoro come pugile. In tal 1925 il paron di un circo lo aveva notato alle Mons e lo aveva chiappato con sé. Poco dopo lo aveva notato anche a Paul Journet, ex campione francese di pesi massimi che si era offerto di fargli da maestri e di farlo seguire dal manager Léon Sé. Così, cidin cidin, un po' in parcà e un po' in parlà, Primo aveva conquistato tutta l'Europa e l'America. Dall'ottobre del 1931 all'era addirittura finito sulla copertina della famosa rivista Time. Dal 1932 la svolta. New York. Start spreading the news. I'm living sequas. I wanna be a part of it. New York, New York. E dal 1933 arriva l'incontro di pugilato con Ernie Schaaf, che dopo 13 riprese al va giù come un clap. Una vittoria epocale per Primo, ma con un brutto spiedi. Schaaf alle muerte pochi soris dopo dall'inquinte. Il campione all'era restato così male, all'era così avvilito, che ha deciso addirittura di ritirarsi. Qualche mese dopo, però, lo convince a tornare sul ring. E ai 29 di giugno dal 1934 al Met KO il campione mondiale di pesi massimi Jack Sciacchi. Con questi incontri, Primo Carnera diventava il primo italiano campione del mondo di pesi massimi dalla storia del pugilato. Di lì in denant, nessuno lo ferma più. Premi, vittorie, riconoscimenti da tutti i bandi. La montagna umana, come lo chiamavano, è stato un talento straordinario di questo sport. Fra gli anni 30 e 60, attacca anche una bella carriera dal cinema, recitando in 20 pellicole. Ah, tu capito? Da boxer a attore. Dal 1967 al torna dalla sua sequels, per più gli ultimi anni della sua vita. In Friuli, Udine ha dedicato il palasport della città e la sua chiesa sequels, Villa Carnera, vuoi è un museo. Al diceva sempre, i pugni si danno, i pugni si capi. Chi sta è la box, chi sta è la vita. E alle proprie così. Campione! Dismonta da renchina tu so carnere, gli inviti che i guantonschi, se no non tu rivi se metti il like e iscriviti al canale, sumo! Sì, che poi la sai la barzelletta quella di Carnera, praticamente allora entra Carnera, no? In un negozio di scarpe, Spilumberg, arriva dentro, e bondè! Oh, Carnera, se vuoi una bestia per... Sì, cammini di qua che provi. Allora gli dà e porta intanto... Cacchio. C'è che avrà 45, se... Prova. Allora, massa stretta, un numero di P. Prova. No, sì che il polerone... Mamma mia, 47. No. È ben denata, mitz numero, arriva dopo il 50, si gira il che dal negozio, lo guarda chi fa. Oh, Carnera, dopo sto numero qui, doma valise.